Dai tempi dei tempi, l'uomo ha sempre saputo che la sua vita dipende dal sole. Perché è il sole che gli dà luce e calore, che gli fa crescere il raccolto, che gli dà da mangiare, che dà da mangiare ai suoi animali domestici. Un tempo l'uomo adorava il sole come un dio. Oggi, con un telescopio e durante una eclissi totale, lo può vedere com'è. Una stella incandescente lontana milioni di chilometri. Un furioso incendio di materia del diametro di quasi 1,5 milioni di chilometri. Immense esplosioni fanno innalzare ruggenti colonne di gas per centinaia di migliaia di chilometri dalla superficie. Ma anche prima del telescopio, l'uomo sapeva che il sole, oltre a creare la vita, poteva anche distruggerla. Il sole ha trasformato verdi regioni del nostro pianeta in aridi deserti. Può prosciugare fiumi e ruscelli, inaridire i raccolti, portare carestie. E può anche uccidere l'uomo. Una troppo lunga esposizione ai raggi solari può procurare un colpo di sole, di calore e anche la morte. Il sole può dar la vita e toglierla. Di per sé non è né buono né cattivo, si limita ad esistere. La bomba atomica ha presentato all'uomo l'energia nucleare come qualcosa di unicamente distruttivo. Ma come il sole, l'energia atomica non è né buona né cattiva, si limita ad esistere. La Terra e tutto ciò che vi si trova sono composti di atomi ed ogni atomo contiene energia atomica. L'atomo è tenuto insieme da forza elettrica. Al suo centro o nucleo ci sono particelle dotate di carica positiva, i protoni. Intorno al nucleo ruotano particelle dotate di carica negativa, gli elettroni. Nel nucleo ci sono anche particelle sprovviste di carica elettrica, i neutroni. Inoltre l'atomo è tenuto insieme da una specie di forza coesiva, di colla cosmica. Gli atomi di diversi elementi come l'oro e l'ossigeno hanno nel nucleo un diverso numero di queste particelle. L'idrogeno ha un solo protone, gli scienziati gli hanno dato perciò il numero atomico di 1. L'ossigeno è più pesante, ha 8 protoni, perciò il suo numero atomico è 8. L'oro, ancora più pesante, ha 79 protoni. E l'uranio, il più pesante di tutti gli elementi naturali, ne ha 92. Ciascun elemento o famiglia di atomi può contare vari membri chiamati isotopi. Ogni isotopo ha lo stesso numero di protoni, ma un numero diverso di neutroni. Alcuni elementi come lo stagno hanno molti isotopi. Altri come l'alluminio ne hanno solo uno e si dicono stabili. Altri ancora sono detti instabili e sono radioattivi, come il radio, che emana raggi penetranti insieme ad alcuni dei suoi neutroni e protoni. In questo processo la sua struttura nucleare si altera al punto che l'elemento passa ad un'altra famiglia, poi a un'altra ancora, fino a diventare stabile. Questa trasformazione spontanea degli elementi si chiama trasmutazione naturale. Nel 1939 alcuni scienziati, facendo esperimenti sulla trasmutazione dell'uranio, provarono a bombardare un nucleo d'uranio con un neutrone. Nasceva così la fissione nucleare. Ma quando l'atomo si divise in due, accadde un doppio miracolo. Il primo riguardava la forza coesiva, la colla cosmica, che possiede una specie di peso proprio. I due atomi risultanti dalla divisione posseggono anch'essi la stessa forza coesiva, ma in quantità leggermente minore. Una parte rimane fuori. Dove va a finire? Esplode sotto forma di energia, fornendo così la prova della teoria di Einstein che massa ed energia siano in realtà la stessa cosa.
Ed eccoci al secondo miracolo. Quando una particella dà inizio alla reazione, scomponendo l'atomo di uranio, si libera energia sotto forma di calore e di esplosione, accompagnata dall'emissione di raggi penetranti simili ai raggi X. Contemporaneamente accade una cosa importante. I neutroni liberi vengono espulsi a velocità altissima. Se questi neutroni si trovano in presenza di una quantità sufficiente di uranio 235, essi bombardano a loro volta altri atomi di uranio, scomponendoli e così via. Si ha perciò una reazione a catena nella quale in 2 secondi esplodono oltre 1 milione di miliardi di miliardi di atomi. Ma in una pila atomica questa reazione a catena può venire controllata. Qui, ad Oak Ridge, è in atto l'esplosione degli atomi, ma tutto avviene sotto il pieno controllo dell'uomo. E l'uomo può impiegare la sua pila atomica, chiamata anche reattore nucleare, a scopi di pace anziché di guerra. Egli può esporre sostanze chimiche alle radiazioni della pila atomica e renderle così radioattive. Queste sostanze si chiamano radioisotopi ed aprono all'uomo nuove prospettive di benessere in agricoltura, nell'industria, nella medicina. Ecco un ospedale dove si fa già uso di radioisotopi. Un dottore spiega ad alcune allieve infermiere cos'è un radioisotopo, una sostanza divenuta radioattiva in seguito all'esposizione ai neutroni di una pila atomica. Il dottore ha 2 bottiglie di iodio, una radioattiva, l'altra no. Sembrano uguali e posseggono le stesse qualità terapeutiche, ma lo iodio radioattivo emana raggi invisibili, simili ai raggi X. Questi raggi possono venire individuati per mezzo di un sensibile strumento chiamato contatore Geiger. Quando i raggi colpiscono il contatore si sente un distinto ticchettio. La lancetta del contatore si sposta in presenza di radiazioni verso destra. Il dottore pone il contatore prima sullo iodio normale. Non avviene nulla. Ma quando lo pone sullo iodio radioattivo chiamato radioiodio, il ticchettio prova la presenza di radiazioni, la cui intensità è registrata dall'ago del quadrante. Questi raggi, come quelli del Sole, possono essere pericolosi se ci si espone troppo ad essi. Alcuni, come i raggi gamma, penetrano facilmente attraverso il cartone ed anche attraverso la carne umana. Ecco che i raggi vengono registrati dopo aver attraversato il cartone. Ma c'è un elemento naturale, il comune piombo, che ha la proprietà di arrestare la maggior parte delle radiazioni. Ecco che il contatore qui non registra nulla. Perciò tutte le sostanze radioattive vengono conservate in recipienti di piombo o di qualche altro materiale impenetrabile. Ad una domanda dell'infermiera, il dottore spiega che ogni radioisotopo ha una vita di diversa lunghezza, da 1 milionesimo di secondo a 1,5 miliardi di anni. Torniamo ora alla pila atomica di Oak Ridge e vediamo come si producono i radioisotopi. Questo tecnico sta preparando della comune soda da cucina per sottoporla alla irradiazione nella pila, dove diverrà radioattiva e comincerà ad emettere raggi invisibili. In tal modo, essa acquisterà un grandissimo valore di ricerca. Su questo lato della pila atomica, le varie sostanze vengono esposte all'irradiazione e rese radioattive. Il processo è continuo. Le sostanze già irradiate vengono rimosse ed altre ne prendono il posto. I nuovi radioisotopi ora emettono radiazioni e vengono perciò conservati temporaneamente in un recipiente di piombo. Un contatore Geiger misura le radiazioni presenti in modo da non mettere in pericolo i tecnici. In seguito i radioisotopi vengono trasferiti in un apposito edificio chiamato la farmacia atomica. Gli apparecchi per la manipolazione delle sostanze radioattive sono stati studiati per proteggere gli uomini che li manovrano. Una breve esposizione a queste sostanze non sarebbe forse pericolosa, ma esposizioni ripetute sì. Gli effetti delle radiazioni sono cumulativi, cioè le esposizioni successive si sommano nel corpo umano.
Occorre perciò proteggere chi deve avere contatti quotidiani con sostanze radioattive. Da questo edificio sono partite migliaia di spedizioni di radioisotopi per destinazioni diverse: ospedali, laboratori di ricerca, centri agricoli sperimentali, industrie, e non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in altre 53 nazioni. Vediamo ora come alcuni di questi radioisotopi vengono fin da ora impiegati per il bene dell'umanità. Primissimo è l'uso ai fini diagnostici e di ricerca medica. Gli scienziati hanno trovato utilissimo, ad esempio, il radioiodio nella diagnosi delle malattie della tiroide. Prima dell'esame, il paziente ingerisce una soluzione di radioiodio che, come lo iodio ordinario, viene assorbito rapidamente dalla tiroide. Con l'impiego di uno speciale contatore Geiger per misurare le radiazioni provenienti dalla regione in cui si trova la glandola, si può stabilire se il funzionamento è normale. I radioisotopi aprono orizzonti quasi illimitati alle ricerche mediche. Nell'ospedale del cancro di Oak Ridge serve la lotta contro il male più pauroso e misterioso dei nostri tempi. Affermano gli scienziati che i radioisotopi siano il miglior mezzo di ricerca medica scoperto dopo il microscopio. Così l'atomo, che ha contribuito alla nascita della più terribile arma di guerra, contribuirà forse domani ad eliminare il più terribile nemico dell'uomo. Dopo la lotta contro il male, il maggior problema dell'umanità è quello di produrre cibo a sufficienza per tutti. Oltre 1 miliardo di uomini non hanno abbastanza da mangiare. Raccolti magri, bestiame denutrito, significano fame e malattie. I radioisotopi aprono nuovi orizzonti nello studio delle piante e del bestiame. Nei laboratori di ricerca agricola è ora possibile conoscere con esattezza quali sono gli elementi necessari ad una determinata coltura e in che quantità e in quale momento somministrarli. Nelle serre si possono coltivare le piante controllando perfettamente temperatura, umidità, luminosità, nutrizione. Ecco un esperimento nel quale si coltiva della soia in un'atmosfera di anidride carbonica radioattiva. La crescita, lo scienziato raccoglie la sua messe radioattiva. Questa ricerca serve a conoscere gli effetti delle radiazioni sull'ambiente vitale, nonché i caratteri fondamentali delle piante alimentari. Sono stati fatti esperimenti con molti degli elementi di cui si nutrono le piante e si è scoperto che spesso i concimi adoperati dagli agricoltori sono inutili alle piante di un determinato tipo. Queste conoscenze consentiranno una maggiore percentuale di produzione per ettaro. Più grano, più cibo, un mondo più sano, più felice, e l'energia atomica ci aiuterà a realizzarlo. Anche nell'industria l'atomo lavora per la pace. Nell'industria del petrolio, ad esempio, l'uso dei radioisotopi come traccianti consente un risparmio di tempo e di denaro. I produttori devono poter identificare le diverse partite di petrolio pompate nelle tubazioni. Si aggiunge perciò una piccola quantità di radioisotopi ad ogni nuova partita. Quando il petrolio giunge alla raffineria e sgorga dalle tubazioni, un contatore registra subito le radiazioni dei radioisotopi appena giunge la nuova partita. Nella direzione della raffineria si accende automaticamente una luce. Questo sostituisce i vecchi metodi costosi e lunghi. Anche senza pensare che le sostanze radioattive rivoluzioneranno l'industria, è certo che la loro funzione tracciante è importantissima, soprattutto nella tecnica di perfezionamento dei prodotti. Anche nel campo delle ricerche industriali e chimiche, e particolarmente in quello delle materie sintetiche, il loro contributo è già notevole. Ma la più grande promessa dell'atomo è forse la sua stessa energia destinata alla pace e alla produttività.
Negli Stati Uniti, come in altri paesi, gli scienziati nucleari sono già al lavoro per mettere questa energia al servizio dell'uomo. L'atomo può portare la propria energia in quelle parti del mondo che finora non ne avevano sotto nessuna forma. La prima centrale elettrica atomica del mondo, creata negli Stati Uniti, produceva energia elettrica fin dal 1951. È in funzione nello stato di Idaho, precorrendo le grandi centrali atomiche di domani. Esistono ancora buone scorte di combustibili naturali come il carbone. Ma quanto dureranno con il sempre crescente fabbisogno del mondo moderno? Si prevede che nel 1975 le necessità mondiali di carburanti saranno doppie che nel 1950. Gli esperti sono convinti che di questo passo le riserve di petrolio e di carbone saranno esaurite in un futuro non troppo lontano. Un pezzo di uranio racchiude 2 milioni di volte più energia che un pezzo di carbone. Ma finora gli scienziati sono riusciti a liberarne solo una piccolissima quantità. Con la decomposizione dell'atomo di uranio si libera soltanto una minima frazione della sua energia atomica. L'energia è lì, a portata di mano. Il problema sta nel come sfruttarla efficientemente a beneficio del mondo intero. Il presidente Eisenhower, nel suo discorso alle Nazioni Unite dell'8 dicembre 1953, disse: gli Stati Uniti sanno che l'impiego pacifico dell'energia atomica non è più un sogno del futuro, ma una provata possibilità di oggi, di adesso. Chi potrebbe dubitare che se tutti gli scienziati e i tecnici del mondo avessero a loro disposizione per sperimentare e perfezionare le loro scoperte una quantità adeguata di materiale fissile, questa possibilità diverrebbe rapidamente una realtà universale, efficiente ed economica? Il presidente propose allora la creazione di un istituto internazionale atomico che comprendesse tutte le nazioni del mondo. 6 mesi dopo, nel giugno 1954, si tenne all'Università del Michigan negli Stati Uniti un convegno internazionale dei fisici nucleari. Vi parteciparono scienziati di 17 nazioni allo scopo di scambiare idee e notizie sul proprio lavoro. Essi parlavano una lingua che non conosceva confini politici o razziali e avevano tutti lo stesso interesse nell'atomo e nelle sue possibilità di pace, nel futuro e nel benessere di un'unica razza, quella umana. Il 4 dicembre 1954 una mozione favorevole alla proposta del presidente Eisenhower per la creazione di un istituto internazionale per l'energia atomica fu approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La mozione prevedeva anche l'organizzazione di un convegno internazionale di fisici nucleari per lo sviluppo dell'impiego pacifico dell'energia atomica. Uomini di tutto il mondo raccoglievano così la promessa fatta dal presidente Eisenhower alle Nazioni Unite in quel giorno di dicembre del 1953. Gli Stati Uniti affermano davanti a voi e davanti al mondo la loro ferma decisione di collaborare alla soluzione del pauroso dilemma atomico, di dedicarsi con tutto il cuore alla ricerca della via giusta affinché il miracoloso ingegno umano venga messo al servizio non della morte, ma della vita.